שלום לכם חברי, עוד יום יש השם, שזה במסכת תענית, דף י"ג. אוריינציאמו י"ג אמרו לא' קוואטו ריגה דה סופר. אמר רב רם בר פפא אמר רב חיסדא, כלשהו משום אבל כגון תשעה באב ואבל, קוסיסי טיפו דיג'ונו, כאה אונו אביטטו a causa di un lutto, come ti sciabeavi, come una persona che è in lutto. Assur ben chamim ben mezzonim, non evitato che si lavi sia in acqua calda sia in acqua fredda. Cosciumi shuntano, qualsiasi digiuno che nel quale una persona non può avere piacere, ma non è a causa di lutto, che conta inizio come un digiuno pubblico, ben chamim assur mezzonim mutar. Evitato lavarsi in acqua calda, però ho permesso in acqua fredda. Amaravi di Baravi, a fare una mitanina, anche noi abbiamo studiato Venolin Tamachazot, che chiudevano col lucchetto i bagni pubblici. Chiese a Bai, Amare Bai, Aravidi, Veibi sono in Asur. Se il Tanà pensa che è vietato lavarsi in acqua fredda, soffrinta ne arod mi pai le limite. Avrebbe dovuto dire che bisogna persino mettere delle barriere nei fiumi affinché la gente non possa lavarsi neanche nei fiumi. E cioè intendeva dire che secondo Rav Ad Rav Idi Barabi, lui opinione è che è permesso lavarsi con acqua, in acqua fredda, solo acqua calda è vietato. Mentre Abaye vuol dire che tutto è vietato, perché allora dovrebbero vietare anche i fiumi. Avra Shisha Bred Ravidi, il figlio di Rav Idi, si chiama Rav Shisha, spiegò ciò che disse suo padre. Abba Achi Kashere, mio padre capire che la domanda è così. Birdi, consideriamo. Tnan, Asur Berchitza, siccome la Mishnah dice che è vietato lavarsi, e poi dice no, limitare il Chazaot, lamali, se dice che è vietato lavarsi, siccome come dice Abaye, che Abaye ha capito che è vietato lavarsi sia in acqua calda sia in acqua fredda, allora dal momento che dice no, limite non chazot, scusi, assorbire chizza vuol dire che non si può, uno non può lavarsi né in acqua calda né in acqua fredda, perché lo dice che è permesso in acqua fredda, in acqua calda, solo acqua calda, eccetera. Cioè non spiega di cosa si tratta. Allora per quale ragione è necessario menzionare anche no, limite non chazot, che si chiudono i bagni pubblici? Ciò vuol dire l'amali, per quale ragione menzionato? E allora Shmamina Bechamina Sol Bizzone Muta. Siccome la Mishnah aggiunge non limita al Chazaot, vuol dire che è solo non limita al Chazaot dove solo nei bagni pubblici c'è solo acqua calda, a quei tempi non c'erano acqua fredda. Perciò al momento che chiudono i bagni pubblici vuol dire che c'è acqua calda è vietata, ma non acqua fredda. Perché se no non sarebbe stato necessario di menzionare non il Tafazot, perché era stato sufficiente di dire a Subir Chizza che è vietato lavarsi, e ciò include tutto. Perciò ciò dimostra che solo Bechamina Sur Bezzone Mutar, che è vietato solo in acqua calda, però è permesso in acqua fredda. Ora Kimara porterà una dimostrazione in favore di ciò che disse Rav Chizda, vi ricordarvi, Rav Chizda disse che colso mishum evel che con tisha be'av, che qualcuno che è in digiuno perché è un periodo di lutto come tisha be'av, e in tal caso è anche un avel, una persona che è in lutto, assur ben lechamim ben tzomim, non può lavarsi né in acqua calda né in acqua fredda.
se siamo alla porta di una dimostrazione. Le mascelle, questo è un ausilio in favore del Chisda, che dice così: Kol Havet Filot, c'è una braita che dice Kol Havet Filot, Tovlin Kedarkan, Ben Bet Shavah, Ben Biotot, Yom Kippurim. Coloro che hanno, per esempio, coloro che ha avuto una polluzione e deve immergersi per purificarsi, e, oppure una donna che era impura dopo la nascita, per esempio, possono lavarsi e sia di Tisha B'Av sia di, si possono immergere in Mikveh sia di Tisha B'Av sia di Yom Kippur. E perciò dice qua, ben mai, di che caso si tratta? Il Ilav Chamin, se si tratta di acqua calda, si tratta di Chamin Mika, Shuvenin. E la Gemara capisce, non come oggi giorno che ci sono scambiatori di calore che dentro il mikveh, che riscaldano il mikveh, l'acqua, ma a quei tempi si capiva che bisognava portare fuori l'acqua, e allora diventa Maim Shuvim, non è più valida per mikveh se veniva scaldata fuori del mikveh. Allora non c'era altra scelta, perciò si può, bisogna dire che non era acqua calda, e la lav bezzanel, perciò bisogna dire che si tratta di acqua fredda. E perciò, siccome la braita dice vechayvet vilot, perciò vuol dire che chayvet vilot in shachinelo, solo persone che hanno un obbligo di immergersi, ma non le altre persone. Perciò vuol dire che le altre persone non possono lavarsi in acqua fredda, solo coloro che hanno l'obbligo di immergersi. E Amar Rav Chana Bar Katina, no, questa non è una dimostrazione, perché lo netzacha ela lechamet veria, che veramente è questa braita che dice che si può lavarsi, si può immergersi di Tisha B'Av Yom Kippur, si tratta di chamet veria, le terme di Tveria, Tiberiade, che sono considerate un mikveh valido, e sono calde, però sono calde perché sono in maniera naturale calda. Però per insegnare che loro hanno il permesso di immergersi di Yom Kippur e Tisha B'Av, però che nessuno prenda una halakha di questa, una halakha non è così, oggigiorno le cose sono cambiate, che nessuno ne venga in mente che può lavarsi di Yom Kippur, neanche di Tisha B'Av. Perciò ciò vuol dire che possono farlo, però ciò non dimostra che altre persone non possono lavarsi in acqua fredda, dimostra solo che loro possono lavarsi in acqua calda. Perciò questa braccia non viene in realtà a dimostrare in favore della Chisda, cioè non dimostra nulla. Iachi, dice come va? Se è così, ma se fra la parte finale della braccia dice Amara finina sganakwane, che dai ubete lo kenu la beda l'artvi la pamaha bishana, che dice Rabbi Hanina Sganakonim, che in onore della casa del Signore che fu distrutta, di avere onore per il santuario che fu distrutto, è permesso non immergersi una volta all'anno, non è la fine del mondo. Via Mat Bezzonel Mutar e Chazetzonel, ma se dici, ma adesso questa dimostra che se fosse permesso in acqua fredda, allora Rabbi Hanina Sganakonim direbbe però può farlo in acqua fredda. Siccome non lo dice, vuol dire che non è permesso in acqua fredda. Ama la papa, beatra de Roshri Chatzonim, no, si tratta che non c'è acqua fredda, perciò non può farlo. Se invece non c'è acqua fredda, tutto qui. Perciò Sganakonim sta parlando di un caso normale, che c'è solo acqua calda, ma non perché è vietato acqua fredda, ma perché non era disponibile. Tashma, dice come ora, ti porta una dimostrazione contro la Chisda, che dice una braita Shamru Asur Bimlacha, che quando i saggi dissero che è vietato fare delle opere, lavori durante un digiuno pubblico, l'ombro e la beyom, a babbarare la mutar, è vietato solo di giorno ma non di notte è permesso.
cioè Amrou Assur bin Al-Sandal, quando dissero che vi dato calzare scarpe di cuoio, lo Amrou El-Bair, cioè sono nella città, a Babadera Mutar, però sono in viaggio, può calzare scarpe di cuoio. Akizad, allora come può fare? Yotzer Aderech Noel, quando esce per il viaggio calza scarpe di cuoio. Nichnas La'ir Cholets, però quando giunge in città si toglie le scarpe di cuoio e si mette di sandali, diciamo, qualcos'altro. Ushamru Asur Berchitza, e quando la Braita dice che è vietato lavarsi, l'Amru è l'acqua gufo. L'intenzione della Braita è solo che, non può evitare, che è vietato lavarsi tutto il corpo. Avar panave da veragla mutar, però è permesso lavarsi la faccia, le mani e i piedi. Vechen ata motzeh b'menudeh uve'avel. Così ugualmente queste leggi sono uguali anche per colui che è stato scomunicato e colui che è in lutto. Mai, di che caso si tratta? Lava culo, non si riferisce forte a tutte le leggi della Braità, cioè riguardo anche al lavaggio, e perciò vuol dire che una persona che è in lutto può lavarsi la faccia, le mani e i piedi. Come mai a schiena? Che caso si tratta? Io la se si tratta di acqua calda, fanno vedere per la clava, mi sciarò, e forse per me solo lavarsi la faccia, le mani e i piedi? Certamente no. Poiché Amaro Sheshit, poiché Rosh Sheshit disse, avere solo uscite e sbove, una persona che è in lutto non può mettere il dito, neanche un dito, dentro l'acqua calda. E la lava, bisogna dire che si tratta che sta lavando con acqua fredda. E ciò permette solo lavarsi con acqua fredda, solo la faccia, le mani e i piedi. E normalmente quello che, secondo Rashi, quello che vorrebbe dire qui, che secondo la Chesda, uno può lavarsi tutto il corpo con acqua fredda, non solo la faccia, le mani e i piedi. E per spiegare un po' meglio questa Gemara, è un po' enigmatica. Vediamo per favore assieme Rashi e 5 righe da sotto. Gemara. No, scusi, non 5 righe, sono 6 righe da sotto. Sono, no, sono 7 righe da sotto. Da sotto. Gemara. Africasina. Bemmai, ilam avechamin mishari, v'amar rav sheshet, avel asur loshit etzbo avechamin, ila lav besonen, mai lav akulo, eccetera. Dice Rashi, ade ketani vechen ata motze bimendude ve'avel, ciò che troviamo riguardo alla legge di colui che è stato scomunicato e uno che è lutto, akol hanekai, v'afilo rachitza, ciò si riferisce, questo si legge akol, non achal. L'Alef significa su, e Hani vuol dire questi, e Kai si riferisce a Kol Hani Kai, cioè si riferisce a tutti questi, gli altri dinim, alle altre leggi, e anche riguardo al lavarsi. Ushmamina, e ciò significa, impariamo da ciò, si può derivare da ciò, che non si può lavarsi tutto il corpo e anche in acqua fredda, che dice solo la faccia, le mani e i piedi. Utiufta le Rafram Bar Papa, e ciò è una confutazione contro ciò che dice Rafram Bar Papa. Adesso guardiamo ciò che dice Rafram Bar Papa. La Papa non ha mai detto una cosa così. Cos'ha detto Rafram Bar Papa? Rafram Bar Papa ha detto Kosho Mishum Evel Kegon Tisha B'Av Ve'avel è una persona che è in lutto, assorbe ben bechamin ben betzonen, non può lavarsi né con acqua calda né con acqua fredda. Kol shum mishum ta'anog può lavarsi kegon tali tzibur bechamin assor betzonen mutar, può lavarsi in acqua fredda. Adesso cosa intende? Tutto il corpo o la faccia e i mani e i piedi? Però siccome Rav Idi Bar Avin continua a dire, e se vi ricordate quello che abbiamo appena studiato, che dal fatto che è scritto
No, al limite a Mechazzarot, che si chiudono i bagni pubblici. Vuol dire che è permesso lavarsi in acqua fredda. Vuol dire che tutta questa è una continuazione. Vuol dire che in acqua calda nei bagni pubblici è vietato, però in acqua fredda tutto il corpo è permesso. E questa è la dimostrazione, così bisogna capire come la, cioè non è solo quello che dice Rav e la Rashi, Tiufta de Rav e de Rav Rama Papa, ma è anche ciò con l'ausilio di Ravidi Barabi, bisogna dire tutto il corpo, sennò è difficile capire tutta la Gemara qui. Sposa Gemara, lo. Leo la Bechamin, veramente si tratta che uno si lava in acqua calda, perché Kakashi Allah, e ciò riguardo ciò che chiediamo riguardo alla Sheshet, che disse che una persona che è in lutto non può mettere neanche un dito nell'acqua calda. Si riferisce alle altre leggi, ma non alla lavarsi, cioè si riferisce alle leggi del lavoro e alle leggi delle scarpe, le scarpe di cuoio. Ciò si riferisce a un pubblico, a un digiuno pubblico, e durante il quale è permesso lavarsi la faccia, le mani, i piedi con acqua calda e tutto il corpo con acqua fredda. Perciò la varietà si armonizza con ciò che disse Rav Chisda. Tashma, Rabbanah, porta una dimostrazione. Rabbanah, mi sento una varietà. E la varietà porta una dimostrazione, questa varietà. Demar Rababa Kohen, Mishon Rav Yosef Kohen. Ma se un mette Barav Rav Yosef ben Rav Chanina. I due figli di Rav Yosef ben Rav Chanina morirono. Rachat Vezonen col Shiva. E lavò tutto il corpo in acqua fredda, benché era in lutto. Ciò dimostra che uno può lavarsi tutto il corpo in acqua fredda e non come dice Rav Chisda. Ma dice Gemara no. Lì si tratta, nel caso Rav Yosef, Shetkafu Avelavu. Si tratta che un morto, un figlio morì prima che terminò, cioè prima che terminò il lutto dei 6 giorni, morì il secondo figlio, in meno di 7 giorni. Perciò in questo caso è permesso, perché Netanya, perché ha messo detto una brevità, Kafu Avelav Zeharze Ichbit Sarom e Kelbetar, se morirono due morti dentro il periodo del lutto, uno dentro l'altro, perciò se ha troppi capelli, sono troppo grandi, troppo pesanti, li può tagliare con un coltello, il tar, non con forbici. Un chavesk sotto ve mai, e può lavare indumenti con acqua. E perciò vediamo che può tagliare i capelli e lavare i panni o il proprio indumento. E perciò, cioè bisogna capire che così come è permesso tagliare i capelli e lavare indumenti, così è permesso lavarsi anche. E normalmente no, non è permesso neanche un'acqua fredda. Perciò ciò che disse la Chiesa non è una contraddizione. Amra Chiesa, betar avrò visparai, bemai velo benete velo bachol, che può tagliare i capelli solo con un coltello, ma non con forbici, e può lavare con acqua, ma non con neter barbohol, né con hol e sabbia, naturalmente. Neter è un tipo di gesso che usavano qui tempi per lavarsi. Amarava, aver mutato il hot vizione col shiva, una persona che è in lutto può lavarsi in acqua fredda tutti i 7 giorni. Midiava abissa vechamra. Midiava è un'espressione, conviene saperla, che vuol dire simile a. Simile a carne e vino. Così come uno che mangia carne e vino ha piacere, così ugualmente uno può avere piacere di lavarsi. Con tutto ciò è permesso. Metivi chiesero, la Shiva chiesero contro ciò che disse Rava,
E non voglio tracciare la verità, ma vi mi è quella via che una donna, e, diciamo, una ragazza oltre 12 anni e mezzo, si chiama Pugheret, non ha il permesso di rendersi non presentabile, diciamo, cioè deve essere presentabile affinché si possa sposare, che sia attraente. Durante il lutto, dice, durante il lutto del padre, sia se il padre è morto, sia il padre ha un altro parente che è morto. Anara, Rasha, però se è una ragazza meno di 12 anni e mezzo, allora in tale caso è permesso che non sia presentabile, cioè non deve lavarsi, eccetera. Chiamarà mai. Di che tratto si tratta? Di che caso si tratta? La berchizza. Non si tratta forse di lavarsi o mai? E di che caso si tratta? Di quale acqua? Il mabechamin, si tratta di acqua calda. E una bucheretta lascia. E veramente non può lavarsi. Abbiamo detto che che non può rendersi non attraente. Ma il problema è che non può lavarsi con acqua calda, perché va a marra fista a vela sull'uscita e svolge Benjamin, che non può mettere un dito nell'acqua calda. Se ricordate, prima abbiamo studiato che era Rav Sheshet, che ha detto così. Ma abbiamo detto, abbiamo studiato che Amar Rav Sheshet aveva solo uscito e svolge Benjamin. E mentre qui era Chizza che dice, aveva solo uscito e svolge Benjamin. Perciò bisogna dire, Ela Lav Betonen, che questa ragazza può lavarsi in acqua fredda, però è solo questa ragazza, ma non altri. E invece Rava ha detto che anche altri possono lavarsi in acqua fredda. Perciò è una contraddizione, cioè, contro ciò che disse Rava. Secondo me, no, si tratta a chi culo per cosa. No, si tratta che questa ragazza, che deve essere attraente, non si riferisce al fatto che può lavarsi, bensì si riferisce al fatto che può mettere maschera, può mettere l'azzurro sugli occhi e può fare trecce di capelli. Che normalmente per altre persone che sono venute non possono farlo. Ma in questo caso a lei è, non solo che non è, c'è una questione, una disputa tra i mefarshim, se è un obbligo, se è un obbligo assoluto o solo se ha il permesso. Comunque ci sono diverse opinioni riguardo a questo. E perciò non è una contraddizione contro Rava, e perciò rimane l'opinione di Rava che ognuno può lavarsi con acqua fredda. E il Mavsaile porta una dimostrazione a ciò che disse Rava, Yama Rabbi Abba Kohen, Mishu Rabbi Yosef Kohen. Ma se, un momento per Avshir Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rachat Betonel Kol Shiva, quello che abbiamo già studiato. Amre, lì, Hatam, lì, del caso Rabbi Yosef, si tratta, invece che fu Avelav Zeharze, come abbiamo detto che erano il secondo figlio è morto durante il periodo del lutto del primo. E Tania Kafu e quella Zea Harze il Bizzaro Mikel Betar, se i capelli sono troppo grandi o troppo pesanti, dice qui, li può tagliare con un coltello, un Habez su dove mai, e può lavare con acqua. E perciò vediamo, si può dedurre che aveva il permesso di lavarsi. Però normalmente una persona in lutto non può lavarsi, neanche in acqua fredda. E ciò non dimostra nulla in favore di Rava. Amra Chista. Betara ve lo mesparai. Be mai ve lo venete ve lo becholve lo be al.
e come abbiamo visto già prima, che può tagliare solo con un coltello e non con le forbici, e può lavarsi solo con acqua ma non con nettare, dice, e né con sabbia e né con, qui aggiungo un'altra cosa, ahal, e un'altra pianta, un altro, loro dicono che è una pianta. I kedami sono quelli che dicono che Amarava, Arava disse, aveva solo bizzone col Shiva. È il contrario, che prima Arava ha detto aver mutalil chos bizzone col Shiva, e altri dicono che Amarava aveva solo bizzone col Shiva. È il contrario, che non può lavarsi durante i 7 giorni del lutto. Maishna Vipsarva Vyai, che differenza c'è tra vino e carne e vino, che è permesso. Ata Rikafuche Pchadehu David, ragione perché è permesso mangiare carne e vino è per alleggerire un po' il suo stato d'animo, il fatto che è oppresso per il fatto che gli è morto un parente. Però il lavarsi non aiuta in questo senso, che diminuisce e migliora lo stato d'animo. Diciamo là, lei, come sai, lei insomma vuole portare una dimostrazione in favore di Rava. E una volta Rasha'a li Navel Atzma, che una ragazza oltre i 12 anni e mezzo, come ho visto, deve rimanere presentabile, cioè non deve rendersi non presentabile durante il lutto. Anara Rasha, ci vediamo con una ragazza più giovane, è permesso. Cosa è permesso? La guarda dice, è permesso, una ragazza più giovane è permesso. Cosa è permesso? È permesso essere non presentabile, cioè non è obbligata di rendersi, di abbellirsi o rendersi più attraente, perché è troppo giovane e comunque non è all'età di sposarsi. Chiamarà, beh, mai, quale tipo di acqua si tratta? Idem abhamin, enabugretrasha. Si tratta di acqua calda, non con una bogheret, non può, anche una ragazza oltre i 12 anni e mezzo non è permesso, poiché va a Maravchista, aveva solo uscita sbobbi. Abbiamo studiato che una vela non può neanche mettere un dito nell'acqua calda, e la persona è, perciò bisogna dire che si tratta di acqua fredda. E perciò vediamo che una vela, una persona in lutto, non può lavarsi con acqua fredda, solo la ragazza, questa ragazza boghera è permesso, ma non qualsiasi altra persona. Sposa Mara, no, lo, come ho risposto prima, a Kihuro Pirkus, si tratta che la boghera, questa ragazza, può mettere colore, diciamo, azzurro sugli occhi e fare trecce dei capelli, ma non vuol dire che può lavarsi. Perciò ciò rinforza l'opinione di Rava che una vela non può lavarsi con acqua, neanche con acqua fredda. Amrav Chisda, Zotomeret, Avela Sur, Betichbose Kol Shiva. Ciò vuol dire che una persona che è in lutto non può neanche lavare i panni, i propri indumenti per 7 giorni. Vilchetà, Avela Sur, Chos Kol Gufo, Ben Mechamim, Mezzonè. E la halakha è che una persona in lutto non può lavare il proprio corpo, tutto il corpo, né in acqua calda né in acqua fredda, durante i 7 giorni. Aval panavi adavra gla bechamin asur, bizzonen mutar. Però può lavarsi la faccia, le mani e i piedi in acqua fredda, ma non in acqua calda. E aval asur, hafir kol shu asur. Veim lavetta zuama mutar. Però e ungersi con olio è vietato.
anche qualsiasi piccola quantità. Però per portare via la sporcizia è permesso. Si vede che a quei tempi portavano via la sporcizia con l'olio. E adesso ancora ritorno a parlare della tfilat aneno che si recita nella tfilat amida. Slotat tanita echi matkirinam. Come si ricorda nella tfilat amida questa preghiera aneno. Advere la viuda della Yitzhak Berei Vedarash. Yitzhak prese suo figlio e a spasso e gli insegnò Yechice chi vela lav tanit it palel col shel tanit vechan omra ben goel de rofe. È una persona, è un individuo che accettò su se stesso un digiuno, ma non un digiuno pubblico, e introduce questa berachà di aneno ben goel Israel le rofe cholem Israel. Ma Rabbi Yitzchak, il figlio di Rabbi Yehuda, lui disputa col padre e dice: Vichy Yachid kovea avracha le'atzmo. È forse possibile che un individuo può aggiungere una bracha nella propria shmonesre da solo? E la Rabbi Yitzchak, perciò disse: non è così. E lo aggiunge b'shomea tfilah, nella tfilah tamina. Vichy Rav Sheshe b'shomea tfilah, ma non tra, come ha detto il padre, ben goel rofe. Metti vei, chiesa una yeshiva contro ciò che disse Rabbi Yitzchak. E ben Yachid et Zibur, non c'è differenza tra la preghiera di un individuo e di un pubblico in un digiuno. E la Shesem et Palel Shmonesre, Shesem et Palel Chaesre, questo prega 18 Berchot e questo ne dice 19. In realtà non sono 18 e 19, bensì sono 19 e 20, perché aggiunsero la barakah di Vanamashini Matiti qua. Però questo si riferisce a un periodo, questa barakah si riferisce a un periodo prima che stabilirono e aggiunsero la barakah di Vanamashini. Benché era un periodo più tardi, ma si vede che si riferisce a tale periodo, benché questi sono Moraim, che sono dopo i Tanaim. E filata la Mashinim fu aggiunta da Tanaim, non da Amoraim, che era prima. Ma Yachid, cosa intende per un individuo? Come è sicuro? Cosa intende per pubblico? Il Yachid Bamar, se intende un individuo che dice Shmoneh Esrei per se stesso, Vezibur, Shliach Tzibur, il pubblico intende il Shliach Tzibur, il Chazan, Ani 19-24 Abu. Non sono 19, sono 24, perché abbiamo studiato la Gemara più avanti, porterà, non la Gemara, la Mishnah porterà più avanti, che durante i 7 giorni di giuno pregavano, menzionavano 24 Berachot, Tfilat Amida. E la Lav, Achikama, perciò dice che veramente l'intenzione della Gemara è questa. E Ben Yachid, di chi vela l'altanit Yachid, le Yachid ci chi vela l'altanit sicuro, e la Shesemit Palel Shmonesse, e Shesemit Palel Chaesse. La differenza tra un individuo che accettò su sé un digiuno privato e un individuo che accettò su sé il digiuno pubblico, e questo dice, menziona, recita 18 Berachot, e questo è 19. Cioè aggiunge aneno. Perciò vediamo che solo uno che partecipa in un digiuno pubblico aggiunge aneno, ma in un digiuno privato no. Shmamina, Yachid Kovea Bracha Ratzmo. Vediamo che un privato può aggiungere sì una Berachah alla Tfilat Amidah, però solo in digiuno pubblico, ma non in digiuno privato. Perciò ciò che ha detto Rav Yitzchak, che può aggiungere una
la bracha in Shomea Tfilah, ciò non tiene, non regge, perché vediamo che la Braita dice che no, sono in un digiuno pubblico e in un digiuno privato. Ma il Gemara respinge questa dimostrazione e dice no. E ora la Shliach Tzibur veramente si riferisce al Shliach Tzibur, al Chazan, che Kashi Alach Shliach Tzibur si va al Banase, ma ciò che abbiamo chiesto, che veramente sono 24 e non 18-19, questo si riferisce a Beshoshat Arniot Rishonot della Kassim Verba. Se ricordate, abbiamo studiato, ci sono tre gruppi di digiuni: ci sono i primi tre, poi ci sono tre medi e poi ci sono altri sette, in totale 13. Però dice che questo si riferisce ai primi, al primo gruppo di tre digiuni, che non si dicono 24 e Berachot, però gli altri sì. Velo, chiedemela, vuol dire che quelli medi sì si dicono. Chiedemela, velo, va el ben ketani. Veramente abbiamo studiato che non c'è nessuna differenza. El ben shosha rishonot, shosha mitzayot, el ashe velo mutarim vasat melacha, velo sorim vasat melacha. Dice la Mishnah, ha detto che non c'è differenza tra il primo gruppo di tre digiuni e il secondo gruppo di tre digiuni, il secondo gruppo, cioè il gruppo medio, e dice che non c'è nessuna differenza. Allora vuol dire che non c'è neanche differenza riguardo al numero delle brachot. Perciò come si può dire che i digiuni medi comportano e che si recitano 24 brachot? Risponde a Gemara, ah, le kavdalet, riguardo alle 24 berachot, il primo e il secondo sono uguali, così come cioè che veramente non si menzionano le 24 berachot nel secondo gruppo, che è il gruppo medio. Diciamo la Tana Veshia, dice no, che veramente anche si menzionano, sì, solo che non lo menzionò. Disse che sono uguali, ma Tana Veshia, cioè lasciò e non lo menzionò. E se non lo menzionò, vuol dire che sono sire, si recitano sì nel gruppo di digiuni intermedi, si recitano 24 brachot. Che Gemara, ma shir de shir, cosa vuol dire che lasciò? Perché quando si dice shir, che lasciò e non menzionò, e perciò non lo consideriamo, è solo se lasciò anche qualcos'altro. Ma se lasciò solo questo, allora la Mishnah avrebbe dovuto menzionarlo. Se c'è solo una cosa che rimane, che è differente, allora la Mishnah avrebbe menzionato. Però può dire che fu lasciato e non fu menzionato solo nel caso che ci furono almeno due cose che non furono menzionate. Allora chiede qual è l'altra cosa. E tu, oltre a ciò, c'è scritto Veha en ben. La verità dice Vea en ben ketani, non c'è differenza tra questo e quello, vuol dire che non c'è nessuna differenza, perciò come vuol dire che c'è una differenza? E perciò la questione è, se vi ricordate, riguardo al gruppo medio di tre digiuni, se si pronunciano le 24 berachot durante la Shkiturat Amidah oppure no, questa è la questione. E la Tana Bisure Kamaire, Bitfilot Kamaire, veramente Tana menziona le differenze solo riguardo a divieti, ma non riguardo a preghiere, e perciò vuol dire che durante il gruppo dei digiuni medi si menzionavano sì 24 brachot. Viva il tema, oppure un'altra differenza che si potrebbe spiegare, emzayata nami lo amazli kavdale, che veramente durante il gruppo intermedio non si recitavano le 24 brachot. E perciò non c'è differenza tra il primo gruppo e il secondo gruppo, veramente, come infatti la verità ha detto,
che non c'è differenza. E chi è ora? Velò. Vuoi dire veramente che durante il secondo gruppo, il gruppo intermedio, non si menziona 24 brachot? Vatania ha considerato invece che en ben shalosh shniot leshev acharonot, che non c'è differenza tra il 3 digiuni intermedi e gli ultimi 7 digiuni, e la shebele matrin venolim tachanoyot, che la differenza è che solo in questi, cioè gli ultimi 7, suonavano il shofar venolim tachanoyot e chiudevano i negozi con lucchetti. Ah, le col di prendere, però riguarda tutte altre cose, altri aspetti, tutte le altre caratteristiche, tutti gli altri temi sono uguali, perciò vuol dire che recitavano sì 24 brachot nel Tfilat Amidah dei 3 giorni digiuno intermedi. Dice che ma la vechita, ma la chinami, se vuol dire infatti così, Tana Veshir, che veramente non ha menzionato, ha lasciato alcuni dettagli che non ha menzionati. E come abbiamo studiato prima. E perciò ci sono sì, intende dire che dicevano sì, 24 brachot nei 3 digiuni intermedi. Ah, in ben ketani. Ma veramente la verità ha detto che non c'è nessuna differenza. Allora come puoi dire che sono sì diversi? Petisvera en ben dafka. E anche se poi vuoi dire che non c'è differenza, che vuol dire veramente non c'è nessuna differenza. Voltiamo il DAF, siamo adesso il DAF di Dalet, Veashir Teva, veramente c'è sì un'altra differenza, che portavano fuori una cassa con dentro un Sefer Torah per la strada, quando uscivano durante quei giorni di digiuno, durante gli ultimi 7 giorni di digiuno, ma non nei 3 giorni di digiuno intermedi. Perciò vuol dire che siccome abbiamo trovato un'altra cosa che fu omessa, perciò si può dire che anche quella differenza di 24 brachot anche fu omessa. Secondo me no, imishum teva, lapshura, veramente quella non è una differenza, scusa, un'omissione, perché mille detsinut akitani, mille de paresi alokitani, perché lì riguardo a tutte le cose che furono fatte dentro, per esempio dentro sinagoga, come uno prega, che menziona 24 brachot, sono cose che fa, diciamo, di nascosto, che non sono così ovvie, non sono cose che il pubblico vede. Però qui riguardo al fatto che portarono fuori la cassa, questa scatola con un'arca, diciamo, con il serpentone dentro, nel mezzo della strada, questa è una cosa che tutti vedono, una cosa pubblica, e perciò il caso è diverso. Perciò questo può essere trascurato, o può essere omesso. E il fatto che dissero le 24 berachot è una cosa privata, e che furono anche menzionate durante, recitate durante i 3 digiuni intermedi. Diciamola, Amaravashi, Matiti Namek Daika, si può infatti dedurre dalla nostra Mishnah che è così, perché da Ketani abbiamo studiato Ma Elohi Terot HaRishonot, in che aspetto questi 7 digiuni sono più severi dei digiuni precedenti, dei 3 digiuni intermedi, era Shevelu Matrimino Alino Tachanoyot, che in questi 7 digiuni suonavano lo shofar e chiudevano i negozi. Aval, le cose di Ibrahim, però riguardo le altre leggi sono uguali, sia gli ultimi 7 giorni e i 3 giorni intermedi sono uguali, perciò si recitava sì, e recitavano le 7:24 berachot durante il Tfilat Amidah, nella Tfilat Amidah, come ho detto.
Vichite ima achinami. Però se vuol dire che infatti è così, Tana Vishir, forse la Mishnah è veramente è omise alcuni dettagli e alcune differenze di recitare queste 24 berachot e che vuol dire che non furono recitate, ma la Mishnah dice va ma elo ketane, in che cosa significa che non c'è altra differenza tra di essi, tra e, come ho detto, questo gruppo intermedio e gli ultimi digiuni, gli ultimi sette, vuol dire che si recitavano sì. Tisbera, e se vuol dire, Tisbera vuol dire se vuoi pensare, comunque se vuoi dico così, dico traduco io, e, se vuol dire che mai lo dafka solo questi, quando la Mishnah dice ma la pratica dice ma elo, intende dire veramente solo questi, e se vuol dire ma elo dafka o questi, che c'è la pratica, questi si riferisce intenzionalmente solo questi e non altro, ma veramente troviamo che ci sono altre differenze. Vashirla, vediamo che c'è un'altra omissione, per esempio da Teva, che non è stata menzionata, che nessuno nei ultimi sette giorni portavano fuori l'arca con il sepoltura. E perciò forse Maelo vuol dire che non è esattamente così, che però c'è veramente un'altra omissione, e che perciò si può dire che solo c'è una differenza, che solo gli ultimi sette giorni menzionano 24 Berachot e non durante gli intermedi. Perciò c'è questa differenza, è rimasta anche questa differenza. Risponde Guarà, se è così che il Tanà omise questo, perché c'è la differenza, abbiamo detto, della Mishum Teva, che non fu menzionata l'arca, l'Avshura, veramente questa non è considerata un'omissione. Mishum di Kachashivla Beida Pirka, poiché il Tanà ha insegnato anche il prossimo capitolo e lì menziona il fatto dell'arca, perciò veramente non è considerata un'omissione, e perciò non è un'omissione, e perciò quando dice ma elo non intende dire veramente solo questi, e perciò vuol dire il fatto che non ha menzionato 24 Brachot, veramente che non c'è differenza tra il terzo gruppo di 7 giorni, digiuni che venivano menzionate 24 Brachot, ma non c'è differenza, e perciò anche nel gruppo intermedio di 3 giorni di digiuno anche venivano menzionate le 24 Brachot. Allora se adesso si è giunto a questa conclusione, a questa logica, se Marba Name è l'Avshura, allora 24 Brachot anche non è un'omissione. Di che tagli la Pirka, vedi la Pirka. Siccome nel prossimo capitolo viene menzionato il fatto che portarono fuori l'arca, però siccome non menzionarono nel prossimo capitolo che dissero 24 Brachot nel secondo gruppo, cioè menzionano solo che ci sono 24 Brachot, sono nell'ultimo terzo gruppo di 7 giorni di digiuno, ma non nel gruppo intermedio, vuol dire che nel gruppo intermedio non c'erano 7 Brachot, ce lo dimostra. Ma Veala, che cosa è la conclusione riguardo a un individuo che accetta su sé un digiuno? Amashwer Bar Sasretai Vechen Amarachia Barashi Amarav Ben Gole Rofe, in un individuo lo recita tra Gole Israel e Rofe Chole Israel, Rofe Chole Amo Israel.
ורבשי אמר, משווה דרב ינא יברי דרב ישמעאל בשומע תפילה. לא מציון את בשומע תפילה, ולכתה בשומע תפילה. אלא לך אה, כי לא מציון את בשומע תפילה. תלמי ימפי, יגרצי ולסקולטי.